Buongiorno dal servizio Metamont Carabinieri. Sull'Alto Alpino, nei settori centro-orientali, il pericolo valanghe è marcato 3, per probabili distacchi già con debole sovraccarico, per la presenza di strati deboli persistenti alle alte quote, in onda e all'esposizione settentrionale, e per la presenza di assoli da vento non sempre facilmente riconoscibili e da evitare. Il pericolo valanghe scende a moderato 2 nel settore Alpi occidentali, nelle prati lombardi e nell'Appennino centrale, sempre per problemi connessi alla presenza locale di lastroni da vento inclini al distacco. Pertanto, prestare la massima attenzione. Nelle aree al di fuori delle piste battute e gestite è richiesta un'elevata capacità ed esperienza per evitare lastroni da vento e i pendii in ombra ed esposti ai quadranti settentrionali, per la presenza di insidiosi e nascosti strati deboli persistenti, specie nei passaggi da tanta a poca neve. Ma per i dettagli ed una corretta interpretazione delle informazioni fornite, indispensabili per valutare e gestire correttamente il rischio valanghe a livello locale, in territorio aperto non controllato e non gestito, si rimanda alla consultazione del sito metamont.carabinieri.it e dell'applicazione Metamont. Buona giornata dal servizio Metamont Carabinieri.